Allora, a scanso di equivoci, possiamo dire che il Consiglio Comunale lo ha convocato il Presidente del Consiglio? Lo possiamo dire, lo ribadisco, e si vedrà sui manifesti murali che il Comune dovrà affiggere in città per rendere nota la seduta del Consiglio Comunale. Nella stessa seduta saranno presi in esame i conti consuntivi della SM che sono propedeutici al bilancio, il piano triennale dei lavori pubblici e degli altri atti che fanno parte e hanno influenze sull'approvazione del bilancio 2010 del Comune di Taormina. Dico di più che nel provvedimento di avvertenza redatto dal commissario che è venuto ieri ai consiglieri comunali è stato dato il termine massimo di 30 giorni dalla data disposta dall'adunanza, cioè entro il 2 di ottobre 2010, per l'approvazione del bilancio. Molto probabilmente, se non sarebbe venuto il commissario, il Consiglio Comunale, così come era nei miei piani, forse avrebbe esitato in tempi più celeri il bilancio. Oggi i consiglieri comunali hanno il tempo per approvare il bilancio entro il 2 di ottobre 2010, se no scatterà quello che è previsto dalla norma. A questo punto vorrei ribadire che ritengo di poter parlare a nome della minoranza e della maggioranza, che i cittadini di Taormina, così come la giunta e il sindaco, possono dormire sonni tranquilli, perché non sarà sciolto il Consiglio Comunale per inadempienza. Sicuramente il bilancio sarà emendato per come riterrà il Consiglio Comunale, e non faccio nessuna anticipazione, così come sarà emendato il piano triennale dei lavori pubblici, perché tengo a precisare che la seconda commissione consiliare per quanto riguarda il piano triennale dei lavori pubblici ha concluso già i suoi lavori ieri, e mi è stata data comunicazione da parte del Presidente, che è il consigliere architetto Garigoli. Io ho fatto delle sedute aperte per coinvolgere tutti i consiglieri comunali nella redazione di eventuali emendamenti che riguardano il bilancio del Comune di Taormina. Non capisco questa fregola che ha qualcuno di indicare inadempienze e attribuendole al Consiglio Comunale, ed è bene che qualcuno che si è imbibito di ignoranza e di arroganza si vada a leggere le carte, perché il Consiglio Comunale di Taormina su provvedimenti di carattere generale si è sempre pronunciato, non ha fatto melina ma ha lavorato nell'interesse della città. Sono ben altri i problemi che riguardano la gestione politica del Consiglio Comunale, e queste carenze sono sotto gli occhi di tutti. Non a caso io ho detto nello scorso Consiglio Comunale che non rientrano nella competenza né nelle disponibilità del Presidente del Consiglio Comunale la gestione politica di una maggioranza. Presidente, togliamoci un dubbio: istituzionalmente il Presidente del Consiglio formalmente è stato il primo con i suoi uffici ad essere informato dell'avvenuta nomina di un commissario ad acta sul bilancio, ma Ranieri è stato il primo anche nella sostanza ad essere realmente stato informato di questa nomina? Allora, il Presidente del Consiglio nel corso della seduta della Commissione è stato chiamato da un funzionario che l'ha avvertito che nella stanza del segretario si era presentato un commissario ad acta. Qualcuno invece prima di me sicuramente sapeva di questa venuta, e lo dimostra la fotografia che è apparsa già ieri sera su un giornale online, in cui porta la fotografia di questo commissario che è alle porte del Comune di Taormina, di cui io non avvertivo la conoscenza. Nello stesso tempo posso dire che io qualche sensazione dalle mie antenne l'avevo avuta, perché già in Consiglio Comunale avevo
dichiarato che non condividevo quanto fatto dall'assessore agli enti locali, l'onorevole Chinnici, perché sicuramente non poteva commissariare i consigli comunali della Sicilia non guardando le inadempienze che stavano a monte. E come ho potuto dimostrare, le inadempienze per quanto riguarda il comune di Taormina sicuramente non erano riscontrabili nella presidenza del consiglio né nella prima commissione consiliare. Le date parlano chiare, sono inequivocabili e, come ho detto, qualcuno si deve mettere in testa che il consiglio comunale di Taormina non se ne va a casa, per cui io posso augurare tranquillamente e rassicurare i cittadini di Taormina di godersi il Ferragosto, perché il consiglio comunale troverà i modi, i termini per dare questo strumento che è basilare sia per la città di Taormina che attraversa una crisi economica, sia di fornire alla giunta uno strumento che sicuramente non ha concordato con nessuno, né con la maggioranza né con la minoranza, e queste carenze vengono avvertite già nelle commissioni, tant'è che si sta provvedendo a fare degli opportuni emendamenti. Così stanno le cose e così si possono riscontrare dagli atti che ho citato in questa breve intervista. Presidente, in conclusione, qualcuno voleva o vorrebbe mandare a casa in comune il Consiglio Comunale? Questo non lo so, io mi limito alla lettura di quello che ha scritto qualche pennivendolo, così come l'ho definito all'inizio di questa intervista.